Hans Rosenberg, tedesco di Verona, organizzatore del treno storico. Allora, organizzatore, tu sei il padre storico dell'associazione. Allora Hans, dimmi perché abbiamo fatto questo treno. Diciamo, il nostro treno ogni tanto ne facciamo qualcuno, giusto perché il nostro, la nostra missione è quella di muovere treni, soprattutto se storici. Ma tu non sei un ferroviere, però sei un collezionista? Sono un appassionato, colleziono modelli, colleziono cimeli ferroviari e tutto quello che... Però chi lavora nell'associazione è ancora in servizio, perché il presidente fa il macchinista, no? Esatto, ci sono tanti soci che sono ancora in servizio, altri che sono già in pensione ma hanno la loro passione. Beh, diciamo qualche nome allora. Lionello Signori, che è stato capo deposito a Fortezza, storico personaggio dell'associazione, poi abbiamo Segantini. Segantini Silvino, che è in servizio, Gabriele Tin, che è in servizio. Presidente e vicepresidente. Esatto, Pietro Renna, che è un ex macchinista, ma un grande tecnico, conoscitore molto profondo della tecnica ferroviaria, soprattutto. Allora, che tipo di treno è questo? Ma qui abbiamo una composizione di vetture. Allora, prima di tutto la locomotiva, che è una locomotiva del 1907, gruppo 640, è una delle più vecchie praticamente che sono. Ecco, il deposito di queste locomotive storiche? Allora, diciamo che al momento sono poche ancora quelle in servizio, molte sono in revisione, riparazione, per cui diciamo attualmente sono concentrate a Pistoia le macchine a vapore e vengono distribuite poi in tutte le necessità in giro. Quindi un'associazione di volontariato che riesce a mettere in piedi tre storici. Ho visto Venezia Chioggia. Esatto, quest'anno abbiamo fatto appunto un treno su Chioggia, stiamo pensando di fare qualcosa su Bolzano ancora per i mercatini. Allora, questa io direi di chiamarlo il treno storico del Risorgimento, facciamo parte del quadrilatero. Chiamiamolo così. Dai, lo chiameremo così, ce lo vendiamo così. Esatto.